Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Voi tutti siate benvenuti a questa messa solenne conclusiva dell'ottavario in onore del patrono San Giuliano. In modo particolare saluto con affetto, in amicizia, la confraternita San Giovanni Battista di Bolzano Novarese, sempre presente ogni anno a questa messa conclusiva. Il saluto lo rivolgo anche a nome di Don Salvatore che concelebra con me questa Eucaristia. Vedete alla vostra sinistra appeso lo striscione che ha caratterizzato il tema, la tematica di questo San Giuliano 2020, testimoni che sanno ringraziare, ascoltare, prendersi cura. Come in ogni messa dell'ottavario, anche questa sera la preghiera dei fedeli la sostituiremo con questa bella preghiera che trovate sul cartoncino, nei banchi, sul retro dell'immagine. Bene, la Santa Messa la applichiamo per tutta la popolazione e in modo particolare a tutti i nostri antenati, da quando è stata eretta e fondata la parrocchia San Giuliano qui a Gozzano, i sacerdoti, le suore che hanno svolto il loro ministero, le ricordiamo veramente tutti, i devoti al santo. Ecco, in questa messa conclusiva passiamo la staffetta al fratello di Giuliano, che è San Giulio, perché è venerdì 31 gennaio la festa di San Giulio. Poi attenti bene, tra 8 giorni, mercoledì 22 gennaio, è la festa di San Gaudenzio, è il primo vescovo della nostra diocesi novarese. Ecco, i santi di casa nostra li vogliamo proprio ricordare tutti, compreso anche il venerabile padre Giuseppe Pio. Bene, con questa introduzione possiamo disporci alla celebrazione. Come sempre, per esserne degni, riconosciamo umilmente tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con
con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Fatiche apostoliche del diacono San Giuliano, hai posto nella chiesa di Gozzano i primi germi della fede, per la sua intercessione donaci di vivere in modo autentico e coerente la nostra vocazione cristiana. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Primo libro di Samuele. In quei giorni il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto. I suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta, e Samuele dormiva nel Tempio del Signore, dove si trovava l'Arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele, ed egli rispose, «Eccomi». Poi corse da Eli e gli disse, «Mi hai chiamato? Eccomi». Egli rispose, «Non ti ho chiamato, torna a dormire». «Mi hai chiamato, eccomi». Allora egli comprese che il Signore chiamava il giovane. Egli disse a Samuele, «Vattene a dormire, e se ti chiamerà, dirai, parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta». Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte. «Samuele, Samuele». Samuele rispose subito, «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Perciò tutto Israele, da Dan fino a Barsabea, seppe che Samuele era stato costituito profeta del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. Beato l'uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore, e non si volge verso chi segue gli idoli, né verso chi segue la menzogna. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel mio intimo. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra,
Signore, tu lo sai. È grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe. Dal Vangelo secondo Luca. Dopo queste cose il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare. E diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa, né sacca, né calzari e non salutate nessuno per via. In qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. Se vi è lì un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui, se no ritornerà a voi. Rimanete in quella stessa casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno del suo salario. Non passate di casa in casa. In qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate ciò che vi sarà messo davanti. Guarite i malati che ci saranno e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Bene, carissimi, spiace dover concludere questa sera, come ogni anno, l'ottavario di San Giuliano. Perché? Perché personalmente, come parroco, ma credo anche da parte di coloro che numerosi l'hanno vissuto e frequentato, questo ottavario ci ha veramente tutti quanti arricchito. La nostra festa patronale si caratterizza ogni anno come festa, attenti bene, unicamente, totalmente ed esclusivamente religiosa. Sì, religiosa, non è disturbata o riempita da altri eventi o spettacoli, tranne il pranzo comunitario. Nella festa di San Giuliannino è stata un'occasione per fraternizzare, per conoscere anche Monsignor Guerrino Brusati, vescovo emerito del Brasile. La presenza del nostro vescovo Franco Giulio nel giorno liturgico di San Giuliano, il 7 gennaio, e poi quella del vescovo Guerrino di domenica scorsa, quella dei sacerdoti e dei diaconi, hanno contribuito a stimolare veramente la nostra fede sul versante della testimonianza. Io ho avuto la fortuna, la provvidenza, in tutte le celebrazioni eucaristiche quotidiane, due messe, nello scurolo, di ascoltarle. Essere testimoni della luce, come appeso sullo striscione e anche su questo cartoncino, testimoni della luce che ringraziano, che ascoltano e che si prendono cura
è stato il cammino che abbiamo vissuto nel corso di questo Ottavario 2020 attraverso alcuni personaggi del Vangelo che ci sono stati proposti. Dico veramente grazie di cuore ai 16 sacerdoti che attraverso le loro, io le definisco splendide omelie, mi hanno lasciato anche il loro scritto. Seppur diverse queste omelie per contenuti e stile, hanno davvero toccato in profondità il nostro cuore, cominciando dal cuore del prevosto, perché il primo che deve convertirsi è sottoscritto. E fino all'ultimo respiro dobbiamo convertirsi. Sì, vedete, attenti bene, la fede cristiana non si comunica mediaticamente e quindi non è un problema di strutture o organizzazioni anche, ma la fede anzitutto la si comunica da cuore a cuore. Vi ricordate il motto episcopale, così lo ricordiamo sempre, di Monsignor Renato Corti, che è cardinale: cor ad cor loquitur, un cuore che parla al cuore, anzitutto al cuore di Gesù, al cuore della nostra mamma del cielo, al cuore del nostro interlocutore. La fede si comunica appunto da cuore a cuore attraverso la testimonianza. È un evento di grazia, non una notizia da telegiornale. Questa grande verità l'ho colta in ciascuna delle omelie ascoltate. Lo dico proprio sinceramente, lo dico non per convenienza, per convinzione. Ci sono state regalate non tanto delle prediche, quanto delle belle e significative testimonianze. È stato proprio così. E allora in questa messa conclusiva dell'Ottavario, carissimi, diciamo un grande grazie ad ogni sacerdote, ma poi anzitutto lo diciamo al Padre, a Gesù, allo Spirito Santo, alla Madonna Regina degli Angeli e dei Santi, a San Giuliano, poi San Giulio, San Gaudenzio. Nella prima lettura di questo mercoledì della prima settimana del tempo ordinario abbiamo ascoltato la chiamata di Samuele. Vedete, come per Samuele, anche per noi oggi non è facile riconoscere i passaggi di Dio nell'involucro opaco degli eventi. Ci sentiamo maggiorenni, non sempre, ma a volte, e rifiutiamo, non sempre, ma purtroppo qualche volta, le mediazioni. E chi sono le mediazioni? Ad esempio le persone, avvenimenti, letture, occasioni talvolta impensate che tentano di aprire un varco di luce nelle nostre notti. Eppure, carissimi, è proprio in quel silenzio che ci sgomenta, in quel buio che toglie ogni illusione, che è possibile percepire la voce di Dio. Sì, la voce di Dio che continuamente chiama, come ha chiamato Samuele. Il suo appello a riscoprire la dimensione profetica del nostro battesimo per portare ai fratelli l'annuncio gioioso di un amore che, come dice Giovanni, le tenebre non possono sopraffare. Si tratta di non lasciar spegnere in noi che cosa? La lampada di Dio, la vera luce. La luce talvolta flebile, della fede, e di non sottrarci all'umile richiamo di chi forse inconsapevolmente ci sollecita a prestare attenzione al Signore che sta accanto a noi. Per questo, allora, in ogni giornata di questo nuovo anno 2020 cercherò, io Don Enzo, mettiamo i nostri nomi, cercherò di individuare le mediazioni con cui Dio mi sta sollecitando. Ad esempio, forse lo sguardo innocente di mio figlio, di mia figlia, di un vicino di casa. Forse una gioia e, ahimè, purtroppo anche un dolore, un lutto inatteso.
Una frase del Vangelo. Mi lascerò da esse guidare come un bambino per cogliere la sua presenza e il suo appello. E nella preghiera dirò: concedimi, Signore, di inoltrarmi nelle notti che la vita riserva, mantenendo accesa la luce della fede e prestando ascolto, non tanto con le orecchie fisiche, ma quelle del cuore, a chi mi indica la strada. La ripeto questa frasetta perché ieri sera, preparando l'omelia, vedo che qualcuno fa così, l'ho pubblicata anche su Facebook, più di 80 persone, anche la signora Ezio ho visto, mezz'ora non è visto ancora. Ecco, colgo anche l'occasione per dire grazie al signor Silvera Andrea, perché dall'apertura dello Scurolo e poi le celebrazioni più solenni, compresi i due vespri, il 7 gennaio e il 12, sono state teletrasmesse, dando la possibilità alle persone anziane, ammalate o lontane. Anche il concerto molto bello della Corale, che è stato eseguito sabato sera, qualcuno era malato, ma provvidenzialmente era qui spiritualmente presente. Ecco, ripeto questa preghierina: concedimi, Signore, di inoltrarmi nelle notti che la vita riserva, mantenendo accesa la luce della fede e prestando ascolto a chi mi indica la strada. Bene, concludendo, colgo dal Vangelo poc'anzi ascoltato, capitolo 10 di Luca, l'invio dei discepoli, la missione universale, ma Luca parla dell'invio 2 a 2. Gesù li inviò a 2 a 2. In questa traduzione non si dice li mandò. Pregate dunque il Signore della Messe perché spinga, non mandi, più forte spinga. Non è che siano liberamente costretti ad andare, ma lo spingere, abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci dia veramente una mano, ci dia coraggio, no? Per superare l'imbarazzo, la timidezza, un eccessivo rispetto umano, perché mandi, ma perché spinga degli operai nella sua messe. Gesù li inviò a due, la nostra testimonianza è certamente personale, ma non però individualistica o solitaria. Siamo inviati anche noi a due, come sono stati inviati i nostri santi Giulio e Giuliano. Occorre dunque recuperare la dimensione comunitaria dell'annuncio. Annuncio nella società di oggi, società particolarmente difficile e complessa. Ecco, vi mando in mezzo ai lupi. In ogni secolo ci sono dei lupi, dei draghi, dei serpenti, nella quale, in questa società odierna, condivido quanto, attenti bene, scriveva il cardinale Cafara. Sentite un po' cosa aveva scritto. Una società nella quale la verità è diventata un'opinione, la giustizia è diventata giustizialismo e il bene è diventato benessere. Scalfire positivamente questa società con il Vangelo è il compito di ogni cristiano battezzato. Certamente un compito non facile, ma non per questo impossibile. Soltanto se saremo e staremo insieme riusciremo a farcela. Comunione con il Papa, con il nostro Vescovo, con i pastori. Riusciremo a farcela per essere così sale, luce, lievito, ovunque, con chiunque. A due, sì. Perché questo sarà la garanzia che non annunciamo e non annunceremo noi stessi, ma Lui, il Cristo vivo e risorto, con la consapevolezza che Gesù è sempre davanti a noi. Testimoniamo dunque sempre insieme, comunitariamente, come parrocchia,
anche se siamo soltanto un piccolo gregge, non solo quella di Gozzano, ma le parrocchie in Italia, qui in Europa, un piccolo gregge, pochi ma buoni. Occorre molte volte un processo di catarsi, di purificazione per dare qualità, no, alla vita cristiana. Non è la quantità ma la qualità. Sì, è vero, siamo soltanto un piccolo gregge, ma siamo invitati ad annunciare il Vangelo della gioia e della salvezza. E così sia. Sia lodato Gesù Cristo. Ci alziamo in piedi, vi invito a recitare allora sul retro la preghiera di questo cartoncino. Ecco, prima che mi dimentichi, coloro che non l'avessero portato a casa lo potete tenere portandolo come souvenir, come ricordo, recitandola poi personalmente o in famiglia questa bella preghiera. Padre Celeste, rendici testimoni della tua misericordia. Donaci il coraggio di non rimanere indifferenti alla tua chiamata, come San Giuliano che con il fratello Giulio ha lasciato la sua isola per annunciare la tua verità. Rendi pure noi annunciatori del tuo Vangelo. Insegnaci a portare la fede ai dubbiosi, la speranza agli scoraggiati, l'amore agli indifferenti, il perdono a chi ha fatto del male e la gioia agli infelici. Fa che la scintilla dell'amore misericordioso che hai acceso dentro di noi diventi fuoco che trasforma i cuori e rinnova la faccia della terra. Amen. San Giuliano prega per noi. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Signore, i doni che portiamo al tuo altare nella festa di San Giuliano Diacono e trasformaci in una lode vivente della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la tua gloria. Il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Giuliano ci offre un esempio, nell'intercessione un aiuto, nella comunione di grazia un vincolo di amore fraterno. Confortati dalla sua testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria. Per questo, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Amen.
Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e sceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giuliano e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco Giulio, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e un senso. Canto numero 663. Preghiamo. Esulti, o Dio, la tua Chiesa saziata dai tuoi sacramenti di salvezza, e ti renda grazie nel felice ricordo del diacono San Giuliano, che per primo portò ai nostri padri
il prezioso dono della fede. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andate in pace. Diamo grazie a Dio.
recitando questa preghiera molto significativa San Giuliano, che 4 anni fa, nel 2016, ha composto, ha scritto il nostro vescovo Franco Giulio. San Giuliano, uomo del Vangelo, che dalle isole lontane della Grecia hai portato fra noi l'annuncio di Gesù, dona lo slancio della Chiesa in uscita a tutte le comunità cristiane del Cusio. Suscita nuovi laici che siano evangelizzatori, testimoni audaci della bellezza del Vangelo, catechisti e animatori della via nuova di Cristo, famiglie capaci di generare la vita adulta, sacerdoti che siano uomini di comunione. Tu, che sei stato costruttore di chiese con il fratello Giulio e la nostra gente, fa che sappiamo edificare la Chiesa di persone, comunità aperta e accogliente, casa e scuola della comunione. Tu, uomo saggio, hai costruito la casa sulla roccia. Fa che la parola di Dio ne sia il fondamento, l'Eucaristia il suo focolare luminoso, la carità fraterna il pane che nutre sul cammino. San Giuliano, uomo del Vangelo, insegnaci la misericordia del Padre, la tenerezza del cuore umano di Gesù, il soffio vivente dello Spirito Santificatore. San Giuliano, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. San Giuliano, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. San Giuliano, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuliano, prega per noi. Signore, ci benedica, ci preservi ogni male, ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore. Preghiamo.